depositati nella segreteria del Consiglio. Quindi chiederei al Presidente di dire un voto su questa cosa. Mi sembra un'ottima proposta, visto che considerare che gli atti sono tutti depositati e tutti valori. Quindi mettiamo, allora, letto ai voti la proposta di darla per letto, di dare per letto da qui in avanti, quindi chi resta seduta a prova che si alza non avanti. Allora, sai votare, e ti ascoltate, perché devi una voce da contare un tagli, se no ci poco di conseguenza. Entra i consiglieri di Lardi. Allora, per cortesia. Entra la consigliera di voto. Allora, per dichiarazione di voto, consigliere Salma. Vedi Presidente, questa ancora una volta è una forzatura che stai facendo, proprio perché avete portato degli atti gli ultimi 5 minuti, sarebbe il caso, ma dico sarebbe, le persone per bene lo farebbero, tu devi utilizzare una tecnologia appropriata al ruolo dove tu svolgi la competenza di persone normale, ti devi immaginare in modo lontano. Cioè, se non sei d'accordo mi puoi sempre rilanciare. Ognuno è responsabile di quello che ha detto. Io nell'esercizio delle mie funzioni sono capace di sapere quello che mi faccio in modo appropriato. E io non sono mai rotto in maniera appropriata, sempre in maniera appropriata. Allora lei sto dicendo che lei non può genere. È stata fatta una proposta. Io le sto dicendo che lei non la può mettere ai voti, prima di tutto perché la proposta deve essere formalizzata e non è stata formalizzata, tanto per cominciare, visto che lei ci tiene ai regolamenti. Se la proposta viene formalizzata, tra l'altro deve essere formalizzata da un consigliere comunale e non dal sindaco, giusto per farle capire il regolamento, che probabilmente lei ogni tanto non lo legge, e deve essere un consigliere comunale che propone la variazione. In questo caso, se c'è una proposta dei consiglieri comunali regolarmente verbalizzata dal segretario, che c'è una proposta del genere che non ha senso e che non può avere senso, perché le proposte vanno lette così come previsto il Consiglio Comunale, lei può fare quello che vuole. Io l'ho semplicemente richiamato all'ordine. Poi fate quello che volete, tanto non avete problemi. Votate a 10, a 11, a 12, a 25. Non è un problema nostro, è un problema vostro. Se dovete fare i salti mortali, sono problemi vostri, non miei. Io, fortunatamente per me, sto all'opposizione, non ho niente a che fare con voi. Grazie. Grazie consigliere Salma, allora chi resta seduto, allora siamo sul terzo capo